L'ANCI Lazio ha organizzato un appuntamento in prefettura a Frosinone per analizzare al meglio l'ultima legge di bilancio e le varie novità che ci sono per i dipendenti degli enti locali. Sicuramente è un convegno importante perché cerchiamo con una giornata formativa e informativa di far sì che i sindaci che devono preparare i bilanci nel 2020 possono trovare quelle soluzioni idonee rispetto a norme che a volte sono incerte. Questa legge di bilancio è stata, diciamo, rispetto agli ultimi anni piuttosto parca in termini di normative in materia di personale. In realtà più corposi interventi sono contenuti nel decreto, cosiddetto decreto proroghe, che di fatto è divenuto una sorta di decreto omnibus. Questo secondo provvedimento, che è stato approvato in prima battuta con fiducia alla Camera, che ora attende il passaggio al Senato, ma nei suoi contenuti è blindato, contiene innovazioni molto interessanti sul tema del personale. Diciamo, i temi maggiormente incisi sono quelli delle graduatorie concorsuali, e quindi si risolve una problematica che era stata creata dalla legge di bilancio dello scorso anno relativa alla durata delle graduatorie concorsuali per i nuovi concorsi. È un problema che viene risolto di fatto ripristinando la possibilità di scorrimento delle graduatorie. Su questo tema innova anche il decreto proroghe modificando una previsione del testo unico degli enti locali, e quindi rendendo anche più facile e più flessibile lo scorrimento delle graduatorie. Sappiamo che le tante amministrazioni si trovano a affrontare le continue dinamiche volte ai cambiamenti legislativi in materia di bilancio, quindi noi dell'ANCI siamo sempre pronti a formare e informare le figure tecniche e professionali in questi ambiti per quanto riguarda la materia in oggetto.